amici e amiche di Ricette per Cucinare, oggi prepariamo le olive all'ascolana. Abbiamo bisogno di 200 g di macinato misto di pollo, manzo e maiale, un po' di uova per sia metterne un po' dentro alla farcia che andremo a mettere poi nelle olive, sia per poi impanare. La scorza grattugiata di un limone, un po' di prezzemolo, un po' di parmigiano reggiano grattugiato e qua abbiamo il trito di carota, sedano e cipolla e poi un po' di noce moscata e alla fine aggiusteremo con il sale. Mettiamo a soffriggere il trito di carota, sedano e cipolla. Aggiungiamo la carne, la facciamo insaporire per bene in padella, aggiungiamo un goccio di vino e facciamo sfumare. Aggiungiamo adesso nella carne scottata la buccia di limone grattugiata, il parmigiano grattugiato, poi diamo una grattata di noce moscata. Aggiungiamo il prezzemolo, lo spezzettiamo un po' così con le mani. Ok, e adesso passiamo a frullare il tutto. Frulliamo il tutto. Ora riempiamo le olive, quindi le tagliamo così con il coltellino, prendiamo con il cucchiaino un po' di farcia e accuratamente la riempiamo. Adesso che le olive sono farcite, le passiamo nella farina, in questo modo. Poi le scrolliamo bene dalla farina passiamo nell'uovo sbattuto, le bagniamo bene con l'uovo sbattuto e in ultima le passiamo nel pangrattato. Le copriamo col pangrattato, così. Ed ecco che abbiamo pronte le olive impanate. Ora che l'olio è caldo, passiamo a friggere le nostre olive ascolane. Una volta dorate per bene, le scoliamo e le asciughiamo su un po' di Scottex.